Anche quest'anno il 49esimo premio Sulmona, organizzato dal circolo Il Quadrivio, si è caratterizzato per aver ospitato una delle migliori selezioni dell'arte contemporanea italiana e internazionale. Per quanto riguarda la sessione di giornalismo intitolata alla memoria di Angelo Maria Scalzitti, fondatore nel 1964 del Premio Sulmona delle Arti, la giuria, presieduta da Paolo Corsini, consigliere dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha premiato il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca, la direttrice dell'agenzia di stampa La Pressa Alessia Lautone e la giornalista e conduttrice del TG1 Laura Chimenti. Questo è il mio primo premio a Sulmona e sono particolarmente onorato, perché pensare a me come frontman di Rai News 24, cioè colui che rappresenta una squadra che tutti i giorni porta le notizie 24 ore su 24, è sicuramente un onore. È un premio importante nel momento in cui soprattutto rappresenta una grande città dell'Abruzzo, un territorio colpito dal terremoto, ma che sa dimostrare quanto in qualche modo l'Italia sia un territorio pieno di cultura, pieno di forza e di resistenza anche alle avversità. Beh, è un onore, è in un posto fantastico, Sulmona è una città veramente meravigliosa e quindi sono davvero felice e onorata. Si è premiata la cultura, ci sono state delle opere meravigliose davvero, e poi l'arte, la musica, il giornalismo, insomma veramente piena di qualsiasi cosa, piena di bellezza. È un bellissimo premio, come dicevo. Quando ti danno un premio vuol dire che piaci, quindi che si riconosce il proprio ruolo e il fatto che si svolge la propria professione nel migliore dei modi, e quindi questo è un onore. E poi è un onore il fatto di ricevere un premio che è indirizzato alla cultura, quindi il giornalismo è uguale cultura, e noi giornalisti cerchiamo tutti i giorni, ovviamente con il nostro lavoro, di fare in modo che quello che noi diciamo, quello che raccontiamo, contribuisca a fare cultura. È una presenza con spirito di grande gioia e di servizio per consegnare questi territori che sono espressione, come ho detto, di una comunità che da secoli persegue il bello e la cultura, e che ha incaricato un suo rappresentante di trasmettere questi premi a degli esponenti eminenti del giornalismo, delle arti figurative, delle arti letterarie. Ci sono stati momenti molto toccanti in questa cerimonia. Il premio Sulmona ora è qualcosa volto, secondo la natura dello statuto, verso la cultura, non soltanto verso l'arte. Dal palco si percepiva un gradimento molto forte, un'attenzione estrema da parte del pubblico, una partecipazione anche emotiva. È stata una edizione importante, non solo di transizione, ma rivolta verso i giovani.